così come sulla sicurezza, ecco, su questo mezza parola la spendo. Su Voghera vedevo che c'erano là tre o quattro ragazzi col cartello "sono Rom". Facciamogli un applauso, facciamogli un applauso. Noi... ribadisco, noi non abbiamo, io personalmente non ho niente contro i rom, uno può essere svizzero, tedesco, rom, bulgaro, milanese, io però chiedo parità di diritti e di doveri. Se voi pagate l'IMU, loro pagano l'IMU, se voi pagate le bollette, loro pagano le bollette, se voi mandate i figli a scuola, loro mandano i figli a scuola, altrimenti ruspa e facciamo dei bei parchi giochi per bambini, perché va bene essere buoni, però come diceva mio nonno, un cool less boom e un cool less cuiù. Siamo qui in occasione del comizio di Matteo Salvini in supporto di Aurelio Toriani e questi sono i ragazzi che ha appena citato Matteo Salvini. Sì. E le ragazze, Matteo Salvini sul palco ha detto: ho visto dei ragazzi con i cartelli con scritto Rom. Ci volete dire il motivo per cui siete qua? Abbiamo visto questi cartelli, esiste una sola razza, l'umanità. Ci vuole spiegare meglio? Siamo qua perché gli slogan di Salvini, quelli che gli hanno fruttato risultati elettorali importanti, sono basati su slogan razzisti, in particolare contro Rom, campi nomadi e immigrati, e quindi diciamo questa cosa ci ha sollecitato a venire a spiegare a Salvini e agli elettori della Lega che diciamo così, fossero quelli i problemi dell'Italia, sarebbero percentualmente irrisori e facilmente risolvibili. Noi ovviamente siamo molto dispiaciuti che anche a Voghera la Lega abbia una base elettorale importante. Quando Salvini, voi dite la stessa razza umana, quando Salvini dice i rom però non mandano i figli a scuola, li mandano a rubare, non pagano l'IMU, non pagano nulla, lei cosa ne pensa di questo? Mi dica, lei è responsabile? Di Opera Nomadi di Voghera. Prego, mi dica pure. Voghera, i bambini vanno a scuola, sono regolarmente iscritti a scuola, purtroppo il comune non dà sovvenzionamenti e richiede il pagamento dell'autobus che porta i bambini a scuola, e di cui noi ci facciamo carico di raccogliere le rette tutti gli anni. Che hanno fatto il lavaggio delle macchine la settimana scorsa. Il lavaggio delle macchine, domenica questa ci sarà una gara di cucina Sinta dove sarà ad offerta per raccogliere i soldi, ma i bambini sono scolarizzati purtroppo a causa del nomadismo degli anni passati, tanti adulti non hanno potuto esserlo, ma noi ci battiamo perché i bambini sono tutti uguali. Quindi lei smentisce Salvini quando dice che i bambini dei rom vanno a rubare? Io quelli di Voghera smentisco. Quelli di Voghera sono in un campo da 30 anni, 30. Molto meno. Perché fu con Toriani che venne fatto il campo rom. Ma prima erano nel cortile della caserma. Sì. Invece che risolvere il problema delle famiglie, delle poche famiglie, che si poteva benissimo risolvere con qualche progetto, qualche finanziamento, e trovare una collocazione residenziale, li hanno confinati in un campo dove obiettivamente... È un modello che però si trova tra una tangenziale e una superstrada senza alcuna protezione. Ma anche noi siamo d'accordo ad abolire i campi, ma abolirli con, dei progetti, con delle alternative, con dei progetti che aiutino, che avvicinano i bambini a dove ci sono i servizi e le scuole, non che devono partire dai confini di Voghera e poi non vengono a scuola. Direi che la loro posizione è chiarissima, grazie mille, grazie.